Siamo con Roberto Mazzi di Right Beer nel Right Beer Talk, perché qui farete delle presentazioni per la prima volta a Rimini dall'altra parte del bancone. Esatto, dopo aver frequentato tanti banconi da visitatore appassionato, per la prima volta siamo da questo lato, potendo noi presentare al pubblico tutta la gamma dei birrifici del catalogo e due progetti nuovi, Testa d'Ariete e Testa d'Ariete Barrel Aged. Siete in ottima compagnia, visto che fate parte di Compagnia dei Caraibi. Spiegaci meglio questi progetti anche di collaborazione. Allora, i progetti di collaborazione sono fondamentalmente due. Con Testa d'Ariete abbiamo voluto realizzare con ogni birrificio del catalogo almeno due ricette originali, birre facili da bere, ok? Mentre invece con il progetto Testa d'Ariete Barrel Aged facciamo invecchiare delle ricette convenzionali in botti della Maison Ferrand, grazie alla collaborazione con Compagnia dei Caraibi. Non a caso quindi una collaborazione che fa un passaggio quindi della birra in botte, ma qui si discuterà anche in questi giorni di Rimini, giusto? Sarà uno spazio dove ospiteremo birrai e esponenti del settore per dare una nuova visione sul mercato della birra artigianale, quello di Right Beer e Compagnia dei Caraibi. Ci vuoi dare qualche anteprima? Allora, avremo ospiti tutti i birrifici del nostro catalogo e parleremo del qual è lo stato dell'arte della birra artigianale italiana e che anno sarà. Come sarà il 2023? In alta crescita. Alcolica di gradazione o anche di business? In realtà no, la gradazione alcolica delle birre come tendenza andrà a diminuire, quindi preferiremo delle bevute session facili da bere a discapito delle bevute impegnative. Il clima aiuta da questo punto di vista, questo inverno pazzo? Ahimè sì, diciamo ahimè per noi per il clima, ma aiuta il consumo di bevande a bassa gradazione alcolica. Bene, quindi tutti da Right Beer e buona compagnia. Grazie, un saluto a tutti.